premio della critica. Innanzitutto si avvia il caro amico il dottor Massimo Massa, vada vicino alle hostess gentili, carine ed educate. Oggi l'educazione dovrebbe essere una cosa scontata, invece un valore aggiunto, Presidente. No, dico, l'educazione dovrebbe essere qualcosa di serie, invece no, è un'occia, è diventata un'occia. Oggi ci meravigliamo di chi è educato e quindi ringraziamo i genitori. Allora, sezione, giudice non rida. Non rida, solitamente. Sezione A, premio della critica alla poetessa Margherita Flore con la poesia Amore e vecchiezza oltre il sole, se non erro. È presente? Non è presente. Perfetto, stesso discorso per quanto riguarda poi gli altri poeti. Allora, andiamo avanti, Massimo Massa, resta perché premierai la prossima, il prossimo. C'è il momento, Massimo, non ti devi andare purtroppo a risedire. Adesso abbiamo un altro, grazie però, un applauso a Massimo Massa, che è venuto da Bari, a piedi. Beh, a piedi. Quasi. Allora, adesso abbiamo un momento molto emozionante, Massimo, un'altra grande artista. Abbiamo avuto l'opportunità e la meraviglia di ascoltarla prima nella declamazione della poesia di Gabriella Tommasino. Io chiamerei sul palco per un monologo teatrale, e quindi un bel momento che merita l'attenzione di tutti e grande concentrazione, l'attrice teatrale Anna Di Meglio. Ciao Anna, buonasera. Allora Anna, dici di che cosa hai bisogno e noi cerchiamo di... Una sedia, un sottofondo musicale, i tecnici dove stanno? Camera di musicisti di piazza. Musicisti? Cioè il signor Giovanni Adersano ha detto alla porta se può andare a chiamare qualche musicista per un sottofondo musicale. No, stiamo a capire, è tutto realizzabile. Queste sono cose realizzabili. Andiamoci in termini, ti dai il suo microfono. Ti do il mio microfono, questo qua è... È più leggero, è più maneggio. Allora, declamerò il pezzo finale del mio testo teatrale che si intitola Merle e meraviglie in un cortile. È questa donna che vive tutta la sua vita in questo cortile e come poi, alla fine, lei ha un dialogo con la nipote. Quindi aspettiamo un attimo se possono mettere un po' di musica. Sì, sono qua, ci stanno qua, facciamo una... Immaginatemi vecchia, a 90 anni questa donna. E la vita è sempre la stessa. Pensate che forse è meglio a far passare. Io sto stanca, a morte si è scordata di me. E quante volte ha già sentito la torre Ciclamina. Le rose mangia, mi ricorda che dicevano che io pareva una rosa, e mo sono una rosa spampanata, scolorita. Ogni giorno ci pensavo, perché campa e a chi serve, non mi basta voce per parlare, e a memoria per ricordare. C'è ricorda, ma basta un'annanza agli occhi e pensiera. Sì, ma un libro. Allora ci manca una pagina, una frase, una parola, certe volte tutto vista, e come lo sogno, e mo ho presente secondo fondo quella che è stata ieri e quella che sarà rimana. Voi morite come una cosa che non morirà mai, ma ve narrà un momento mio, ve narrà. Io oggi tengo quasi 90 anni e mi posso dire che non sono proprio niente, proprio niente, non ne vale la pena. Fino a me, nipote mia, vieni a casa. Io saggio che non ci tiene per marito, da. Una vecchia classica ti dicesse, tieni tuo marito, che è meglio, ma che la vecchia non sono io.
e quanti voti ci vista tanti coppie, piene schifezze e falsità. E femmine, che se vanno con l'uomo, magari perché ce ne avevano i soldi. E l'uomo, quando avevano nervosa, dicevano, ma che le va così a dai? Fino a me mi può darmi a bere. Può darsi che a chi sono che tu mai conosciuta, te può far felice. Io non lo saggio. E allora parla con marito, dice la verità. Perché la verità è la prima cosa da affrontare sta vita. Marito, la ragazza che ti capisce, perché non bravo. Ma sì, perché sennò te vengono che parla con chi sta. E subito, subito da dito, e subito dice, ma che sei una puttana. E tu non sei una puttana. Che la gente non l'ha già conosciuta, mi capisci. E ti posso assicurare che tu non tieni niente a che vedere con loro. Questo portino io, ha visto morte, nascita, ma tutta la che parte l'una, e gli ha chiamato ogni prete sposta. Sì, come? A notte San Giovanni, si scioglieva occhiuma, si scioglieva, e poi asceva un presagio, non segna, e Giacomina mia, faceva un muratore, almeno mi scettano quel mio. Da sta accorto che l'occhio mi volletta e a sera non mi accorgo sarà cacavra sia d'estate che d'inverno. A quando i figli mi sono sposati, a quando il Giacomino mio si è chiuso la scarfettiera in mano proprio come se fosse una persona. Io se esiste qualche cosa però con permesso ci ho chiesto proprio a dicere quando due persone si sono voluto bene come a me a Giacomina e se ne avuto amore in lo stesso momento tutte e due e non a rimanere sola con desiderio non per vicino a te scarfa. Sì, riceve una carriera dovevo poter ridere male fa passare l'ora a gente ma io sapevo come faceva pegliavo un boccaccino con l'olio lo mettevo tutta l'estate sola e che era buono. Io pensavo al lavoro, alla serenità perché la persona un dolore quando dormite la vita trattava con l'amore e che le favorisse parte la vita come tutte le altre cose ci avete parlato come se fossero creature ci avete da mercenario pure scaldare e sì, e tu mi sei venuto e quanto tempo può stanno a fare compagnia ma se lo facete per gli aerei che la sa un poco per ti spietta ma fa rondine a notte il mio amore tutta in da vita la prendiamo verso Suoia anche se poi quando è arrivato un momento non ci sta niente da fare non ci stanno né sante né maronna capo cagnato. Questo è il tuo premio, Massimo. Capriolo, con lo dico. Chi si alza, vedi, tutto meritato, Anna. Grazie a te. Allora, rimettiamo la sedia indietro.